Ciao Beato, la nostra mitica, eccola qui, vedete in diretta. Vai Francesca. Buonasera, io volevo chiedere ai nostri ospiti in studio se pensano che le dichiarazioni di Giannello possano portare qualche squalifica nel prossimo campionato al Napoli. E io aggiungo a qualche giocatore, perché vedete, il giocatore del Gubbio che non ha accettato, Gubbio, va bene, non ha accettato la trastola di 200.000 euro, è stato premiato in tutto il mondo. Ma su Giannello, sembra dirlo la Gazzetta dello Sport, dice che appena lui ha provato a dire mezza frase al nostro Cannavaro e a Grano, l'hanno mandato a quel paese. Perché questi non sono eroi? Se l'hanno mandato a quel paese. Se le frasi che dice Giannello sì, sono sempre vere. È vero anche che questi due si sono indignati, o no? Cioè...